Io racconto sempre una cosa, adesso è un po' meno vera perché hanno accorciato i tempi delle separazioni e dei divorzi, ma fino a poco tempo fa eravamo l'unico paese al mondo dove una procedura di separazione e divorzio aveva una durata maggiore della pena da espiare per la soppressione del coniuge. Quindi il sistema è criminogeno. Perché? Allora, se uno apre il codice penale, vede che per la soppressione del coniuge è prevista la reclusione di 30 anni, non dice da 30 anni, uno dice beh, 30 anni. In realtà è un aggravante. Allora facciamo l'esempio: uno ammazza la moglie, la moglie ammazza il marito, uguale. Intanto chi è morto non parla più. L'autore dell'omicidio si costituisce e confessa. Quindi per cominciare porta a casa le attenuanti generiche perché si è costituito e ha confessato. E la racconta come gli pare a lui. Dice: guardi, mi ha detto una cosa che se gliel'avesse detta lei l'avrebbe ammazzata anche lei. Quindi, e porta a casa anche l'attenuante della provocazione. Poi risarcisce il danno agli eredi del coniuge, che è la capitalizzazione dell'assegno di separazione e divorzio, gli dà tutti subito prima del processo, e sono tre attenuanti, prevalenti sull'aggravante. Si parte dalla pena base, da 21 a 24 anni, siccome di solito un incensurato 21 anni, meno un terzo per la prima aggravante 14, meno un terzo per la seconda aggravante 9 anni 8 mesi, meno un terzo per la terza aggravante, eccedo un pochino, 6 anni 6 mesi. Chiede il giudizio abbreviato, 4 anni e 4 mesi. I 30 anni sono diventati 4 anni e 4 mesi. Se trova un giudice come me, che lo mette agli arresti domiciliari per 1 anno e 4 mesi, che non è facile, perché per poter mettere uno in custodia cautelare bisogna che ricorra almeno una di queste tre esigenze cautelari: pericolo di inquinamento delle prove, ha confessato, pericolo di fuga, si è costituito, pericolo di reiterazione, è vedovo, quindi non si potrebbe arrestare. Ma mettiamo che trova uno come me che gli dice: potresti fidanzarti. Allora si sta 1 anno e 4 mesi a casa sua col permesso di uscire per lavorare, dice: sa, devo risarcire i danni e di provvedere alle proprie esigenze, non ho nessuno che mi fa la spesa, cioè fa la vita che faccio io e gli vale come presofferto, e dopodiché i residui 3 anni li fa affidare al servizio sociale. In più, mettiamoci anche la chiesa, dal giorno dopo può fare la comunione. Se divorzia, no.